Mi fa piacere, vuol dire che se ha lasciato di stucco, vuol dire che ho lasciato una buona impressione. Il presidente Muscolino ha detto che è stata una scelta difficile. Ma non lo so, non entro nel merito delle decisioni del presidente Muscolino, che ha preso come legittimo una decisione, quindi ne prendo atto e la rispetto. Non la condivido, però la rispetto chiaramente. Io lascio una squadra seconda in classifica che ha vinto 11 partite su 16, le ultime tre partite in evidenti problemi di formazione, di organico, con l'assenza di uno dei lunghi dopo come si chiama, la partita di Capanni, con l'assenza di uno dei registi titolari come Coronini, con un giocatore come Poti che ha avuto grossi problemi fisici e che ha cominciato ad allenarsi molto tardi. Quindi niente, io sono molto sereno, molto tranquillo, credo di aver fatto quello che doveva essere fatto, quindi va bene così, dire, se questa è la scelta della società è giusto che sia così. È una scelta che mi lascia alquanto stupito, però se queste sono le considerazioni e la necessità che aveva la società di fare questa scelta, bene, sia questa la scelta che faccia il bene alla viola, ecco. E cosa si porterà dietro da questa esperienza regina? Ma sicuramente il fatto di aver lavorato 2 anni con un gruppo di giocatori che sicuramente mi ha dato tanto e ha dato tanto anche alla Viola. Io facevo un conto sulle partite che ho disputato con la Viola, abbiamo fatto 49 partite, ne abbiamo vinte 36, quindi la testimonianza di un ottimo lavoro, di un ottimo feeling anche con i giocatori, ma soprattutto quello che mi porterò dietro di tutto questo è la testimonianza sia di gran parte dei giocatori dell'anno scorso, ma anche di quest'anno, di quello che mi hanno detto a fine campionato l'anno scorso e adesso, con i giocatori che via via vengono a trovarmi, il fatto che si sentano migliorati, hanno, diciamo così, avuto la possibilità di conoscere anche cose che fino adesso non conoscevano della pallacanestro. Insomma, questo mi ha fatto molto piacere, perché quando poi alla fine riesci a trasmettere qualcosa ai giocatori, per un allenatore, al di là di quelli che sono i risultati sul campo, i risultati, è la cosa più bella e più gratificante. Io di questo mi sento molto gratificato. E dico soltanto ai tifosi veri, quelli che cioè ci hanno seguito e ci hanno sostenuto quando le cose andavano bene, per dire la verità, sempre in questi anni, perché difficilmente ricordo un momento in cui le cose andavano male, ma soprattutto mi auguro che i tifosi veri, quelli che incitano la squadra anche nei momenti difficili, stiano vicino a questi ragazzi. Grazie coach, in bocca al lupo per la Ok? sua carriera. Grazie, ciao, un saluto a voi.